Siamo al Palazzo della Provincia di Salerno insieme alla dottoressa Donatella Volino, direttrice dell'INAIL Provinciale di Salerno. Siamo qui a un congresso di presentazione del partnership di INAIL con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, e INAIL affianca lo sport per disabili in quest'anno con una convenzione con il Comitato Paralimpico Nazionale e Regionale del Campano. Quali sono gli impegni dell'INAIL? Questa nuova esperienza ci può spiegare in breve? Certo, sicuramente buongiorno a tutti, felicissimi di supportare questa iniziativa. È la prima, devo dire, in provincia di Salerno che è partita con il Comitato Paralimpico e con l'associazione della pallacanestro, del basket in carrozzina, e quindi è per noi veramente una punta di orgoglio di aver potuto lavorare con loro proprio per portare avanti quello che è il nostro obiettivo, cioè il reinserimento di chi purtroppo ha subito un infortunio grave sul lavoro attraverso l'attività sportiva. Certo, lo sport è come reinserimento per la vita sociale, reinserimento anche psicologico, educativo, sociale dei ragazzi che hanno difficoltà, un po' di disadattamento anche del reinserimento del mondo del lavoro. Chi come INAIL non può semmai sopperire ad aiutare al reinserimento anche nel mondo lavorativo e nel mondo sociale in genere di questi ragazzi. Quali sono gli impegni che INAIL si propone per adesso, nell'immediato, e anche semmai per il futuro? Ma sicuramente, ripeto, tra l'altro con l'associazione Crazy Ghost, il fatto di essere pure uno sport di squadra, quindi questo aiuta sicuramente di più per quello che è il reinserimento sociale e ritrovare attraverso la collaborazione con gli altri, quindi nella squadra, riuscire veramente a dare il massimo per lo sport, che significa avere delle sfide nuove con se stessi, no? Quindi sicuramente INAIL per la parte ovviamente lavora su due fronti importantissimi. Da un lato è la prevenzione, che noi ovviamente abbiamo risorse che investiamo proprio per diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi con una serie di azioni che partono da iniziative anche nelle scuole per insegnare fin da piccoli a coloro che saranno domani datori di lavoro o lavoratori la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi attraverso, ripeto, una serie di azioni che facciamo mirate per il mondo della scuola, attraverso azioni fatte sui datori di lavoro con attività di informazione e formazione, soprattutto con i lavoratori, quindi attraverso le loro rappresentanze sindacali, per diffondere il più possibile la cultura e la sicurezza sui luoghi di lavoro. E questa io la chiamo l'attività a monte dell'istituto, quindi quella svolta proprio a prevenire gli infortuni sul lavoro. Purtroppo, una volta avvenuti, l'istituto ha tutta un'altra serie di iniziative che mette in campo, quindi non è soltanto la presa in carico dal punto di vista economico o sanitario, ma soprattutto l'aiuto che possiamo dare per il reinserimento di chi purtroppo ha subito un infortunio grave sul lavoro. Quindi anche per quest'anno sono alla direzione regionale, già in contatto sia noi come sede di Salerno, ma le altre sedi della Campania, affinché altre iniziative del genere, quindi di supporto dell'istituto agli associazioni che praticano lo sport per i diversamente abili, quindi ci sia il supporto anche dell'INAIL con analoghe iniziative come quella che noi andiamo a presentare stamattina. Sì, grazie. Parlando anche un po' più sportivamente della società SD Crazy Ghost Battipaglia, quest'anno è primo in classifica, lo sponsor ci ha portato quest'anno dell'INAIL. Forse l'anno prossimo ci sarà il salto di categorie, si va in A1, una visibilità nazionale, l'INAIL continuerà a starci accanto, sarà felice anche di organizzare semmai iniziative. Sicuramente, anzi questo ci fa ancora più piacere, e ci sia anche un'ottima performance dal punto di vista proprio sportivo e della posizione in classifica. Quindi sicuramente l'istituto sarà vicino all'associazione anche per il futuro. Va bene, ringraziamo la dottoressa. Adesso fra poco comincia il congresso qui al Palazzo della Provincia a Salerno. Grazie a tutti. Crazy Ghost, forza, vincere A! Ecco la